Sono dati Gesù e Maria. Molto belle le letture che abbiamo ascoltato, anche se diversamente drammatiche potremmo definirle. Nella prima lettura abbiamo purtroppo ascoltato la narrazione del primo omicidio avvenuto sul pianeta Terra, causato dall'invidia. Invidia è un fortissimo peccato da cui dobbiamo stare alla larga, come dalla peste bubbonica, perché come insegna San Tommaso d'Aquino, l'invidia è formalmente opposta alla carità, proprio esattamente l'opposto. Perché mentre la carità si rallegra del bene altrui e compatisce il male altrui, l'invidia si rattrista del bene altrui, ecco, e gongola per il male altrui. È una cosa satanica al 100%. L'abbiamo visto perpetrarsi il primo fratricidio, con le conseguenze nefaste, e abbiamo anche sentito però dire la prima bestemmia contro lo Spirito Santo, perché Caino ha fatto pure la bestemmia contro lo Spirito Santo, perché ha detto: troppo grande è il mio peccato per ottenere perdono. Questo non è vero, perché se Caino si fosse pentito amaramente, anche disposto a fare penitenza per tutta la vita, in alcuni casi è necessario, avrebbe certamente trovato perdono, così come l'avrebbe trovato anche Giuda, il giorno del tradimento, che ha rifatto lo stesso peccato di Caino. Ha sbattuto i soldi nel senso del venduto e, anziché andare a chiedere perdono a Gesù, si è andato a fare giustizia da solo impiccandosi. Ecco, questo ci ricorda un aspetto molto importante anche nel nostro rapporto con la confessione. Facciamo attenzione: Dio perdona qualunque peccato, a chi è pentito però. Pentito vuol dire dolore per averlo fatto, dice la Chiesa, unitamente al proposito fermo di non peccare più. Mentre non perdona nessun peccato, dice Sant'Alfonso, quando non c'è pentimento. Dice: nemmeno una bugia di scusa ti perdona il Signore se tu non sei pentito, perché la bugia di scusa non si dice. Quindi se l'hai detta, le chiedi perdono con il proposito di evitare di dirle per il futuro, se non manco quello di perdono, capito? La causa del perdono dei nostri peccati è sempre il pentimento. E dire che ne abbiamo fatte troppo grosse per essere perdonati è bestemmiare contro lo Spirito Santo, che vuol dire pensare che, che il nostro peccato può essere più grande della misericordia di Dio, cosa che è assolutamente fuori del mondo. Ecco, vedi Gesù cosa dice il Vangelo: niente segni. Voi sapete che c'è un sacco di gente oggi, ci sono tanti problemi tra i fedeli cattolici, sono problemi, ti ho già parlato in qualche momento, di quelli che stanno sempre a cercare facili soluzioni, fare un giro per mari, bici, vari, perché vogliono stare bene, d'accordo, a tutti i costi. E poi ci sono anche quelli che vogliono in continuazione, come dire, segni soprannaturali su tutte le cose, quindi passano la vita e il tempo andare a cercare segni, cose. Adesso come c'è internet, non ne parliamo, veggenti, profezie, eccetera, eccetera, si impazziscono a pensare a queste cose. Allora, noi che siamo cristiani cattolici, sappiamo una cosa molto molto semplice: non esistono soluzioni facili ai problemi. La soluzione a ogni problema è il nostro Signore Gesù Cristo. E si entra in contatto con Lui facendo una vita cristiana buona, regolare, vicino ai sacramenti, alla preghiera, osservando i comandamenti e stop. Nella certezza che la vita di comunione con Lui piano piano placa tutto quello che non funziona sia nella nostra anima sia intorno a noi. E non dobbiamo andare a cercare in continuazione segni e conferme, perché come diceva San Giovanni della Croce, il segno che il Padre ci ha dato è la venuta di suo Figlio tra di noi. È quello che Lui ha fatto e quello che Lui ha detto. D'accordo? Questo dobbiamo considerare e questo dobbiamo approfondire. C'è stato il Vangelo, l'insegnamento di Santa Madre Chiesa, la preghiera e la vita sacramentale. Stop, non occorre altro. Certo, se la Madonna è apparsa a Fatima, siamo nel centenario, ci andremo pure se Dio vuole quest'estate, è cosa molto molto buona, quando l'apparizione è riconosciuta è stata ad ascoltare, ecco, benvenuta, ecco. Ma la Chiesa ha sempre insegnato che anche queste cose sono sempre accessorie rispetto a quello che ordinariamente viviamo e su cui deve essere sempre ferma e riposata la nostra fede e la nostra vita. Bene, chiediamo a Dio Santissima che ci dà questa grazia, di poter essere sempre in perfetta comunione di vita con Gesù e con ciò che Egli è, ci tenga lontano dalla peste bubbonica e dai peccati gravi, ci ottenga la grazia di pentirci di tutte le cose che abbiamo fatto, di sbagliare la nostra vita agli occhi di Dio, certi che qualora le confessiamo con sincero pentimento, sempre troveremo il perdono. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.